Manuela Palermi, esponente nazionale PCI su Facebook. 22 luglio 2017. Giornata di letture sulle vicende palestinesi. Oggi e ogni volta scopro qualcosa che non so o che m'è sfuggita. Dunque. È stata espulsa la vicepresidente delle Nazioni Unite per aver ammesso un rapporto sull'apartheid israeliano in Palestina. È stato nominato un sionista fondamentalista e fascista vicepresidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Sono stati comprati alcuni governi arabi perché diano il loro contributo all'attacco continuo e forsennato alla resistenza palestinese. E poi, che altro è successo? Ah sì, è successo che personalità politiche ed istituzionali arabe abbiano partecipato alla festa dei colonialisti in occasione dell'anniversario della creazione dello Stato di Israele. Che alcuni governi abbiano garantito di infischiarsene del diritto internazionale per portare l'ambasciata a Gerusalemme. Che si è impedito in più occasioni, ma questa non è cosa nuova, di parlare dei crimini giornalieri dell'esercito israeliano a Gaza. Che Netanyahu abbia chiesto al rappresentante degli USA all'ONU di chiudere UNRWA, l'agenzia che si occupa dei profughi palestinesi. Che siano avvenute riunioni segrete al Cairo tra Netanyahu e il presidente egiziano al-Sisi e tra Netanyahu, Abdallah II di Giordania e John Kerry per mettersi d'accordo su altri insediamenti sionisti nei territori occupati. È da allora che nei primi mesi del 2017 gli insediamenti sono andati aumentando a dismisura fino a raggiungere un numero che non si era mai visto.